Buongiorno, oggi stiamo preparando una frittatina con asparagi e broccoli, tagliati tutti a pezzettini, li faccio rosolare in padella con un pochino di olio d'oliva e nel momento in cui si sono rosolati un pochino aggiungerò paprika, curcuma e anche aglio in polvere, perché mi piace aggiungere un po' di spezie, un po' di gusto, e poi un po' di rosmarino del mio giardino, però siete liberi di utilizzare qualsiasi spezia voi preferiate, perché comunque va un po' a gusto. Dopo ho preparato le 4 uova da sbattere un pochino, o potete metterle anche direttamente nelle uova le spezie, con un pochino di sale, non molto, ricordate di non usarne molto. E questo, appunto, dopo aver rosolato bene le verdurine, aggiungo le uova e dopo vi mostro come si presenta la frittata finale. È un pranzo veloce e anche gustoso e riempie anche abbastanza. Alle verdure ho dovuto aggiungere un filo di acqua, mezzo bicchiere d'acqua. Adesso le lascio chiuse un pochino al vapore prima di mettere l'uovo. Nelle uova, appunto, abbiamo aggiunto il rosmarino, la paprika e anche un pochino di aglio, diciamo appunto a vostro piacere le spezie. Quindi cerchiamo di amalgamare il più possibile, sbattere e poi aggiungere tutto all'interno della frittatina. Così le verdure sono cotte un pochino al vapore e si sono anche ammorbidite, perché altrimenti senza aggiungere l'acqua con poco olio si seccano. Mettere troppo olio diventa troppo pesante, poco digeribile, invece in questo modo, appunto. Allora aggiungiamo anche un po' di sale, non troppo. Le verdure le abbiamo scoperchiate e mi sembrano pronte. Ok, si devono ammorbidire e un po' rosolare, ovviamente. Un profumo molto buono. E adesso diamo un'ultima giratina. E una cosa importante è che la verdura sia stesa bene, in modo da avere tutti i tipi di verdura in tutta la frittata, quindi non lasciamo neanche un buchino della pentola. E ora aggiungiamo praticamente tutto l'uovo all'interno. Amalgamiamo bene in modo che l'uovo vada dappertutto, arrivi in tutta la pentola, ecco, così. Dopodiché io ho questa fantastica padella, spero che l'abbiate anche voi, la usiamo tantissimo per le frittate, che appunto mi permette di chiudere la frittata e di poterla girare e far rosolare bene anche dall'altro lato, in questo modo. Opla. Ecco qui, la frittata praticamente è pronta, va fatta cuocere ancora dall'altra parte, però vedete l'aspetto è molto invitante, molto buono. Per oggi è tutto, grazie e buona giornata.